Accumulo cos'è? Volume più carico più buffer più cedimento. Questa viene esattamente dopo la fase tecnica di attivazione e tecnica 2.0 del lavoro in statica, mezzi ROM e poi fino ad arrivare a full ROM. Allora, che vuol dire volume, carico, buffer, cedimento? Ma allora la Reda lavora volume a buffer? No, accumulo. Analizziamo, io devo accumulare lavoro, poi lo spiegherò bene, con un 8 o 10 RM, ok? Che cosa vuol dire questo? Poi lo andremo a vedere dopo bene nella fase di programmazione. Devo accumulare lavoro, devo farci tanto lavoro, a tempo di recupero X, che può essere in alcuni casi in jump set, anche con un 6 RM, ok? Può essere in alcuni casi con un 6 RM in jump set a 30-60 secondi, con un 8 o un 10 RM può essere a 60 secondi. Buongiorno ragazzi, benvenuti a un nuovo episodio di Power Bodybuilding, il videocorso di Rhino Nation. Andiamo a vedere in pratica la programmazione sulla fase di accumulo con il 6, l'8 e il 10 RM. Allora, partiamo così, la fase di accumulo in jump set con il 6 RM. Io, a me piace molto, per dire, quando faccio la seduta di upper, se devo utilizzare una fase di in una fase di accumulo questo schema, per dire faccio petto e dorsali, ok? Quindi per tutte le settimane rimane fisso 30-45 secondi di recupero. Partiamo da un 4x3, 4x3, poi seconda settimana 5x3, 6x3. Cosa notiamo? Che qui c'è tanto carico, accumulo di lavoro e c'è anche, ragazzi, a questo recupero c'è tanta densità, ok? C'è tanta densità. Nota per lo schema 1: se al terzo week chiudiamo così com'è con queste ripetizioni lo schema, senza perdere ripetizioni, al quarto week aumentiamo di un 10%, quindi al set, perché già ci stiamo adattando a questo 6 RM, ok?